secondo appuntamento dedicato ai modelli mentali. Vi ho detto ieri che cosa sono i modelli mentali. Sintetizzando al massimo, sono delle cornici dentro le quali noi possiamo collocare situazioni, eventi, problemi, e sono anche degli strumenti già pronti che possiamo applicare sui nostri problemi, sulle situazioni, su idee da sviluppare, sulla più ampia gamma di situazioni, eventi, condizioni. Ovviamente non tutti i modelli mentali si applicano a tutte le situazioni. Come dicevamo ieri, più modelli mentali conosciamo e soprattutto più modelli mentali sappiamo gestire, meglio sappiamo adattare le situazioni che ci arrivano, interpretandole e collocandole a un modello preciso. Però abbiamo visto ieri, per esempio, il primo modello, il pensiero laterale, quanto si può applicare a tante situazioni differenti, alle situazioni di risoluzione di un problema o alle situazioni di sviluppo di una idea, di creazione di qualcosa di nuovo. Questa stessa funzione ha il modello di oggi, che vi presento oggi, che è il modello del pensiero di secondo livello. Partiamo innanzitutto con le nostre citazioni, tre citazioni relative al modello mentale del pensiero di secondo livello. Prima citazione: il primo pensiero che ti viene in mente è raramente il miglior pensiero. I tuoi pensieri migliori arrivano quando dai un secondo sguardo alla situazione. James Clear. Ancora di James Clear è la seconda citazione. Pensare in anticipo a cosa potrebbe andare storto e poi pianificare come affrontarlo aumenta drasticamente le tue possibilità di successo. Terza situazione: la differenza tra una persona di successo e gli altri non è una mancanza di forza, non è una mancanza di conoscenza, ma è piuttosto una mancanza di pensiero continuativo. Vince Lombardi. Avete sentito già l'essenza del pensiero di secondo livello. Tengo a precisare che l'analisi del worst scenario, del peggiore scenario possibile, non è un atteggiamento mentale pessimista, è un atteggiamento mentale qui contestualizzato rispetto ai modelli mentali realista. Non stiamo discutendo naturalmente dell'utilizzo della mente che ci permette di superare qualsiasi ostacolo dal punto di vista fattuale. Non stiamo parlando delle facoltà subconsce della mente. Questo è un altro aspetto molto rilevante del modello mentale. Quando abbiamo a che fare con i modelli mentali, abbiamo sempre a che fare con facoltà consce, con strategie consce. Questo è uno degli aspetti più concreti, pragmatici e direi utilizzabili veramente da tutti quanti, sia da chi crede nella crescita personale, nei suoi aspetti più metafisici, più profondi, lasciatemelo dire, sia chi invece utilizza questi strumenti come soft skill, come si dice sempre con quella terribile lingua che purtroppo abbiamo dovuto assumere anche nella nostra quotidianità, cioè su quelle capacità leggere, soft, quelle abilità che comunque ci permettono di gestire al meglio le nostre situazioni quotidiane. Che cos'è allora il pensiero di secondo livello? È un modello mentale che si concentra, come avete sentito, sull'andare oltre la reazione immediata o la risposta ovvia in una situazione, per considerare le conseguenze e gli effetti a lungo termine delle proprie azioni, scelte e decisioni. Invece di accontentarsi del primo pensiero o della soluzione più evidente, il pensiero di secondo livello invita a esplorare ulteriormente, ponendo domande come: e poi cosa accadrà? O quali potrebbero essere le implicazioni future di questa scelta? Punti di forza del modello: tre punti di forza ho evidenziato. 1. Previsione delle conseguenze. Aiuta ad anticipare gli effetti a lungo termine delle decisioni, riducendo la probabilità di conseguenze indesiderate. 2. Migliore comprensione delle situazioni.
favorisce una comprensione più profonda dei problemi, permettendo di identificare e valutare fattori che potrebbero essere trascurati in una valutazione superficiale. Infine, 3, decision making migliorato, altro termine inglese, perdonatemi, però prendere decisioni in modo migliore. Migliora la capacità decisionale fornendo una base più solida per fare scelte informate e ben ponderate. Ma aggiungerei una quarta importantissima qualità, un quarto punto essenziale. Un punto che va veramente contro il modo abituale in cui la maggior parte delle persone oggi prende decisioni. Calma, calma e sangue freddo, come si diceva un tempo. Questa è l'essenza del pensiero di secondo livello. Non c'è bisogno di rispondere subito, non c'è bisogno di dare una soluzione immediata. Oggi viviamo in un'epoca della soluzione immediata, subito, in un secondo, in 3 secondi, decidere esattamente cosa deve fare e dare subito in maniera ansiogena risposta a quello, quasi come per rimuovere quel problema. Ma il problema non si rimuove, resta lì. E la soluzione, come avete sentito, sapientemente, come ci ha detto sapientemente la citazione di James Clear, la soluzione, la prima soluzione che ci viene in mente, il primo pensiero che ci viene in mente, di solito non è quello, se non è quello sbagliato, è comunque non quello più preciso. Fermi, calmi, prendetevi il tempo. In realtà, nella maggior parte di scelte e decisioni che dobbiamo prendere, abbiamo tutto il tempo per farlo. Questo modello mentale ci permette soprattutto di riconquistare questo tempo, di non avere fretta, nessuno ci aspetta, pensiamo in maniera più ampia, pensiamo in maniera più articolata, riabbracciamo la complessità del pensiero. Questo, in maniera molto concreta, è il significato, secondo me, essenziale di questo modello, il pensiero di secondo livello. E adesso vediamo una semplice quanto molto molto efficace strategia pratica. Strategia molto semplice, la strategia dei 5 perché, o l'esercizio dei 5 perché, o come lo chiamo io, la catena dei 5 perché. E se non erro, pensate, è stato sviluppato questo esercizio come esercizio di pensiero di secondo livello dalla casa automobilistica Toyota negli anni 80 come metodo di problem solving. E è molto semplice, come dicevo, consiste semplicemente nel chiedersi perché per 5 volte rispetto a un problema, per esempio. 5 volte, e questi 5 perché ci permettono di risalire alla sorgente più profonda, quindi di entrare più in profondità rispetto a quel problema che emerge. E con ogni probabilità, grazie al numero 5, cioè a questo approfondimento così consistente di 5 perché, quando arriviamo all'ultimo perché, ecco che possiamo trovare la soluzione. Facciamo un esempio teorico. Arrivo sempre tardi al lavoro. Primo perché? Perché arrivo sempre tardi al lavoro? Risposta: perché mi alzo tardi. Secondo perché? Che corrisponde ovviamente alla risposta del primo. Perché mi alzo sempre tardi? Risposta, per esempio, perché vado a letto troppo tardi. Perché vado a letto troppo tardi? Perché, mettiamo appunto sempre come esempio teorico, perché sto sempre alzato a giocare ai videogiochi fino a tardi, fino a notte fonda. Quinto perché? Perché sto sempre alzato fino a tardi a giocare con i videogiochi? Mettiamo che la risposta sia perché non mi so dare un tempo limite. A mezzanotte smetto di giocare e vado a dormire. Sentite? Risalendo dalla catena dei perché attraverso la catena dei perché arriviamo a un punto esatto. Innanzitutto arriviamo al punto origine del mio problema. Ed è molto più facile, come in questo caso, poi intervenire specificamente per risolvere l'origine dei problemi che l'origine del problema che innesca poi tutto il processo. Questo è l'esercizio che vi invito a fare. Su un problema che avete, provate a eseguire questo stratagemma molto potente del modello di pensiero di secondo livello, ovvero l'esercizio o catena dei 5 perché.